E bentornati tutti in Cuphead, miei care tazze. Sì, tazze. Oggi andremo in questa direzione. Dove c'è una persona. È una persona, cos'è? Sembra tipo una bottiglia. Ogni tanto mi innamoro ancora della musica, scusate. È bellissimo. Cos'è quello? Volete volare in un aereo come me? Ha! Non vi siederete in nessun cockpit finché non studierete quei piani. Questi? Ok. Beh, sì. Ah, ma che meraviglia! Ah, quindi alcuni livelli... suppongo saranno così, con noi che siamo in un aereo. Possiamo sparare. Ah, adesso non abbiamo barre, quindi non possiamo usare attacchi speciali. E potremo trasformarci in bomba. Poi possiamo fare questo, in modo che gli oggetti rosa non ci facciano male. E rimpicciolire. Che bello! È bellissimo! E spariamo colpi più deboli. Ma è meraviglioso, guardate com'è felice. Così è figo. Ma così è felice. Sì! E siamo più veloci. Ok. No, questo non contava come livello, quindi vedremo anche qualcos'altro. E adesso che mi dici? Beh, ora siete pronti nel selvaggio per il selvaggio blu. E ricordatevi che anche con gli uccelli hanno i loro trucchetti. Le vostre fighissime mosse da combattimento terrene non si applicano quassù. Tuttavia, potete ancora fare i perri come i Dickens, ok? E potete rimpicciolirvi, ok? Ma ricordati che, sì, ci sta rispiegando quello che abbiamo trovato nei piani. E, boh, entriamo qui. Suppongo che poi comparirà tipo una scala qui e potremo scendere. Vabbè. Minaccioso Zeppelin. Il contratto di Hildaberg. Ma che meraviglia. È vestita un po' come... mi ricorda vagamente Olivia di Braccio di Ferro. Che è certamente un cartone a dir poco storico. Cosa fai, cosa fai, cosa fai, cosa fai? Ma questo era inaspettato. Naturalmente mi aspetto che questo sia uno di quei giochi... un po' trial and error, diciamo. O comunque... che... è un po' balordo e si aspetta che tu muori un po' di volte prima di capire come funziona un nemico. Tipo questa qui... ha fatto un tornado. Ok, no, non me l'aspettavo per niente. Beh, ora super carica, però... se trasformata prima, suppongo lo farà di nuovo. Infatti... in base alle costellazioni. Affascinante. Vediamo. Sono un razzo. Sono un razzo. Vado addosso? Sì. Ok. Cosa è successo? Non lo so. Non lo so. Sono perplesso. Le sue risate fanno male. Poi il bello dei cartoni di quel periodo, con quello stile estetico in particolare, è che si permettevano di fare cose molto, 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 molto più assurde di quelle che si possono fare con uno stile grafico normale. Ah, hai perso? Hai perso? Non credo. Va come allunga le braccia come Olivia di Braccio di Ferro. Ah, ok. Ma è fighissimo, guardate che bello. Ma come ride. Ma io sono un razzo. Ti vado addosso. Ok. Ok, ci sono alieni che mi vogliono usare il raggio traente sopra. Ok, ok. Stelle. Aia. Ti prego, muori, ho poca vita. Non essere così cattiva. Yes! Non mi sparare. Chissà se potevo morire ancora adesso. Ok, ok. Sì. Era già abbastanza tosta, suppongo che fosse, diciamo, il livello introduttivo a questo stile di gioco. Ma mi è piaciuto. Bello, bello, apprezzabile. Peraltro abbiamo fatto 3 livelli per adesso ed erano tutti diversi, il che la dice lunga. Comunque, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima missione.